Allora, dovremmo essere in diretta, un attimo vediamo se riusciamo a condividere la diretta live. Qualche secondo di pazienza e stiamo per iniziare. Allora, innanzitutto benvenuta, benvenuta se già ci segui da tempo, bentornati in ogni caso se già ci conosci. Allora, oggi parleremo di come arredare casa. Un attimo che vediamo se la diretta è già partita. Un attimo, così la condividiamo. Già che ci siamo, voglio fare questa cosa qua. E poi ci dedichiamo per quanto riguarda come arredare casa. Con le tende, ovviamente. E allora, un attimo di pazienza. Nel frattempo magari si collegano chi è interessato. E allora, eccoci qua, video live. E allora, è il tempo che si carica qui, ovviamente non è che proprio abbiamo tutta sta linea così veloce, nonostante ciò, benvenuti in Italia. E allora, eccoci qua, qualche altro secondo. Dai, forza. Ok. Vediamo se ci riusciamo. E allora, arredare casa con le tende. E dai. Ok, ci dovremmo essere. Vediamo. Ok, dai, nel frattempo magari si iniziano a collegare chi è interessato o meno, che parleremo di come arredare casa con le tende. Il tempo che si carica la pagina per condividere la diretta, eccola qua, perfetto. Questa cosa è la prima volta che la faccio, devo essere sincero, quindi non so neanche il tempo che impiega, però vediamo cosa succede, c'è sempre la prima volta. Vediamo. Non mi fa niente. Oh, vabbè, dai, intanto andiamo avanti. Nel frattempo qua si prende il tempo che vuole. E allora, va bene, dai, neanche a perdere troppo tempo. Niente, il tempo che si carica, poi magari ci ritorniamo dopo. E allora, innanzitutto, benvenuti, qui ci troviamo alla 38ª diretta live che teniamo ogni settimana. E se ci segui da tempo, ovviamente conosci che trattiamo tendaggi a metraggio, quindi arrediamo, diciamo, gli appartamenti dal momento in cui già sono completi e devono essere in un certo senso, ecco, incoronati, come amo dire io. Quindi incorona la tua casa con la tenda più bella che vuoi su sltessuti.it. Puoi. E allora, se ci segui da tempo, già conoscerai, diciamo, le dirette live che ho trattato, diciamo, in questo ultimo anno. Perché abbiamo iniziato nell'ottobre del 2019, adesso siamo nell'ottobre 2020, quindi dopo un anno di dirette live abbiamo trattato diverse tematiche per poterti dare più o meno degli spunti, ecco, poterti in un certo senso, ecco, togliere qualche dubbio, ovviamente. Ma la cosa ovviamente che ci tiene, che ci tengo ovviamente a farti sapere è come, diciamo, ottenere un bel arredamento, quindi avere soprattutto la soddisfazione di chi ci contatta. E quindi realizzare quella che è la propria tenda dei sogni, avere comunque un appartamento gradevole, sia da poter vivere e dal momento in cui ovviamente da poter magari mostrare ai propri amici e parenti e alle persone a proprio care. Ecco che naturalmente, come già sai, come magari può darsi che ti trovi tu in questo momento, non sapendo, ecco, quali colori, o meglio, magari hai diverse idee, ma questo ti crea una confusione ed è normale che sia così, perché ovviamente non tutti siamo ovviamente pratici per quanto riguarda il momento in cui dobbiamo arredare le nostre tende. Quindi
Quindi i nostri clienti, in un certo senso, quando si trovano come nella tua condizione, quello che diciamo fanno, ecco, quello che agiscono è cercare di capire se comunque possono avere qualche consiglio per essere seguiti e quindi finalmente arredare la propria casa con stile e gusto. E questo è quello che succede ovviamente alla maggior parte, a tutti i nostri clienti, ovviamente magari dice mia, Salvo, dice, può darsi, dice, che nessuno proprio rimane insoddisfatto, dice, tutti soddisfatti al 100%. E allora ti devo dire purtroppo di sì, nel senso che il nostro, diciamo, modo, ecco, di poter comunicare con i nostri clienti e dare così il consiglio giusto, una delle prime nostre, diciamo, fasi, una delle prime, diciamo, domande che facciamo ai nostri clienti non è tanto quale tenda hanno individuato o meno, perché sono tantissime le tende, sono una più bella dell'altra, ma ovviamente dobbiamo noi mettere quella che è la tenda più attinente al tuo stile, al tuo gusto, alla tua idea. Quindi è importante quello che noi, diciamo, chiediamo a tutti i nostri clienti, una delle prime domande è intanto capire e conoscere quali sono i propri gusti. Quindi conoscere il proprio stile, quindi quelli che sono magari attraverso delle foto o attraverso anche semplicemente comunicandocelo, quindi diciamo, ecco, esponendoci, quindi iniziando a parlare, proprio viene una vera e propria consulenza iniziale senza dover necessariamente guardare le tende, perché quella sarebbe la seconda fase. Quindi diciamo, in questa diretta live cercherò di darti così delle idee di come poter procedere. E nel caso in cui ovviamente saresti interessata, puoi anche richiedere una consulenza personalizzata, così come già tanti nostri clienti ovviamente ci richiedono attraverso il nostro sito, ovunque ovviamente si trovano, sia che siano ovviamente di Milano, Torino, qui del luogo. Quindi in ogni caso oggi attraverso il web, da un anno che facciamo le dirette live, siamo abbastanza conosciuti e questo ovviamente è una nostra responsabilità nel poterti dare dei consigli che sono inerenti per quanto riguarda ovviamente il tuo caso specifico. Ma iniziamo ovviamente a raccontarti e a dirti come, diciamo, si procede. Quindi dal momento in cui il cliente ci contatta, sia esso qui del luogo, quindi ci troviamo qui a Scordia in provincia di Catania, o attraverso il web, quindi che siamo lontani dalla provincia di Catania, diciamo, quello che noi cerchiamo di capire, conoscere, quali sono soprattutto i gusti del cliente, com'è il suo arredamento, e così poter conoscere effettivamente cosa sta pensando e come poterlo aiutare per scegliere la propria tenda. Quindi capirai che guardare inizialmente quelle che sono tutte le tende, perché generalmente cosa succede? Arriva magari un cliente e che si trova magari sul sito o che viene qui nel nostro showroom e dice: Salvo, dice, sto dando una guardata a quale tenda, vediamo se c'è qualcosa che mi piace. Inizio ovviamente a guardare tantissime tende e va ad arrivare poi in confusione, perché la domanda che gli esce: guarda Salvo, sono una più bella dell'altra, dice, mi sto confondendo perché effettivamente, dice, non so quale scegliere. E questo è normale, è ovvio, perché in realtà non è quella la strada da seguire, quello che noi diciamo ai nostri clienti, ma innanzitutto cerchiamo di parlarne e capire com'è il tuo stile e poi ci concentriamo su 2, 3, 4 tende per capire quale tra queste potrebbero, diciamo, essere quelle per valorizzare il tuo ambiente. Quindi che sia l'intero appartamento o che devi fare comunque una sola camera, la strategia è unica. Quindi se ci parliamo dell'intero appartamento, il cliente ovviamente viene, dice, sai Salvo, dice, devo fare tutto l'appartamento, dice, devo fare il soggiorno, il salotto, la casa, la camera da letto, la camera dei ragazzi. Ecco, allora signora, guardi, dico, iniziamo innanzitutto a capire da dove iniziare. Quindi noi consigliamo di iniziare da quello che è l'ambiente, ovviamente cucina soggiorno, perché è l'ambiente che viviamo più di tutti, e in quell'ambiente ovviamente l'ambiente che ogni giorno ovviamente è quello che frequentiamo di più, a differenza ovviamente di quello che è la zona notte. E iniziando da lì iniziamo in un certo senso ad avere un'idea più chiara e quindi ad essere anche più sereni nel procedere per le altre camere. Ecco, questo è uno degli articoli che puoi trovare anche sul nostro blog, quindi per avere degli spunti tranquillamente in piena autonomia che ti aiutano in qualche modo, ecco, ad avere magari delle idee più chiare. Quindi cos'è che succede? Quindi il cliente in un certo senso ci espone com'è che il suo arredamento, quali sono i colori che sono all'interno della propria camera, è da lì che inizio ovviamente a conoscere e a capire come poterti orientare
nei tuoi gusti, quali sono ovviamente i tuoi dubbi, le tue perplessità, che è normale, perché ovviamente non tutti i giorni si arredano le case con le tende, e questo ovviamente crea quel disagio che naturalmente è quella paura di sbagliare, soprattutto il colore. Come ho già detto nelle altre puntate, diciamo, precedenti, quindi perché ho affrontato, diciamo, queste tematiche un po' spezzettate, adesso in questa diretta cercherò di darti un'idea chiara, il perché, diciamo, contattarci, eventualmente vuoi una consulenza personalizzata, e come procedere eventualmente in piena autonomia anche attraverso questi consigli che stai per ascoltare. Quindi, come ti stavo dicendo, è importante innanzitutto capire se vuoi andare a risaltare, quindi con i colori del tuo ambiente, o dobbiamo andare a intonare con i colori del tuo ambiente. Tengo a precisare, così come lo dico ai clienti che vengono qui nel nostro showroom, ma così come lo diciamo anche ai clienti che ci contattano attraverso i nostri esperti su WhatsApp, che non esiste una risposta esatta, non c'è qua il quiz, naturalmente, per essere chiari, ma è quello, la risposta giusta naturalmente è quello che a te ovviamente fa più, è più di gradimento. Quindi, che potrebbe essere: mi piace intonare con le tonalità che abbiamo nel mio ambiente, mi piacerebbe risaltare con le tonalità del mio ambiente. Una volta individuato quale, diciamo, tra le due ovviamente è, diciamo, più attinente al tuo gusto, e allora che lì ci concentriamo ovviamente a proporti quelli che sono ovviamente i nostri articoli, i nostri tessuti, che potrai tranquillamente scegliere sul nostro sito. Questo ti permette in autonomia, già dal momento in cui sai se devi intonare o devi risaltare con il tuo stile, a concentrarti più o meno sui colori che riguardano in qualche modo, ecco, sullo stile del tuo genere. A questo punto, ecco, che lì ti viene molto più facile, così come ci dicono tutti i nostri clienti, che rimangono soddisfatti appena ovviamente ricevono i prodotti, che siano essi su misura o che anche solamente il tessuto, dal momento in cui tu hai a chi, diciamo, ti può cucire il tessuto. Ma in ogni caso quello che è importante è individuare la tenda più bella per il tuo stile. Questo ovviamente avviene, come diciamo, come dico, come amo dire, ovviamente con calma e senza fretta. Quindi non è, diciamo, non c'è ovviamente una premura in particolar modo, perché dobbiamo arredare, nel caso di alcuni clienti, l'intero appartamento, come anche sia una sola camera. In ogni caso ci vuole sempre un po' di calma ovviamente e concentrazione per individuare quello che a noi piace di più. Una volta individuati quelli che sono ovviamente, e quindi aver chiarito l'idea se dobbiamo andare, se dobbiamo concentrarci su un qualcosa che risalta sul nostro ambiente o su qualcosa che intona sul nostro ambiente, vedi che tutto ovviamente diventa molto più facile e automaticamente vai a scartare quelle che ovviamente non c'entrano con quelle che è la tua idea, e a individuare, a concentrarti sui prodotti inerenti per quanto riguarda il tuo stile. Questo ci ha permesso ovviamente negli anni, che sia che siamo online che siamo qui nel luogo, di soddisfare la maggior parte dei nostri clienti proprio ascoltando quelle che sono le proprie richieste. Perché teniamo a precisare, ovviamente, naturalmente, quello che ti voglio dire. Questa è, diciamo, la parte più bella, ecco, diciamo, la sfaccettatura nel caso in cui, ecco, il cliente, attraverso, diciamo, una consulenza seria, riusciamo in un certo senso a dargli dei consigli e poi a ottenere quello che ovviamente aveva nella propria idea. Questo ci dà poi risultato e soddisfazione dal momento in cui si vede le tende ovviamente appese, e quindi dice: sai Salvo, dice, effettivamente, dice, molto bella, dice, non pensavo che stesse così bene per quanto riguarda, dice, magari all'inizio, perché la si vede attraverso una campionatura piccola, quindi non si può vedere nell'estensione. O magari la stessa tenda è stata pensata da un'altra cliente che preferiva farla risaltare sul proprio ambiente, e magari quel tipo di tessuto, proprio perché lo stai vedendo con un'idea che risalta, mentre la tua idea è di intonare, magari lo stai sottovalutando. Ma dal momento in cui invece andiamo noi a vedere che quella tenda nel tuo ambiente, purché l'altra cliente l'ha scelta per farla risaltare, se tu la stai pensando per intonarla, le tonalità che noi abbiamo si intonano al tuo ambiente, quindi possiamo valutarla e quindi pensare effettivamente di metterla. Ecco che lì il cliente, una volta che poi si affida, ecco, a quelli che sono, diciamo, i consigli che gli vengono dati, e poi dal momento in cui si ritrova il tessuto già, diciamo, appeso, quindi messo in opera, che lì ovviamente si rende conto, dice, effettivamente, dice, ci sta molto bella, questa era l'idea che pensavo io. Ecco che attraverso questi consigli naturalmente il cliente è molto più sicuro, più fiducioso nel procedere, nel scegliere la propria tenda. Ora, naturalmente, cos'è che succede? Tante volte ci ritroviamo ovviamente con
e no, io so il colore che voglio, la preferisco tutta bianca, magari andiamo a capire che l'ambiente è tutto bianco, però in realtà la propria idea era quella di far risaltare magari qualche tonalità proprio su un ambiente tutto bianco, e alla fine magari se si ritrova, ecco, a scegliere tra i vari venditori che magari, per carità, ecco, non si ritrovano naturalmente nelle condizioni di poter consigliare in quanto sono solo dei venditori di tendaggi, ecco, questo è quello che noi, diciamo, non abbiamo mai permesso a nessun tipo di clientela, e che soprattutto cerchiamo di seguirla secondo le proprie, quelle che sono le caratteristiche. Quindi nell'andare a scegliere quello che è anche il modello per l'arricciatura, oggi si propone tantissimo il modello quella onda, quello che vede alle mie spalle, che la scorsa settimana ho esposto, e quindi ho dato delle dimostrazioni di come funziona. Questo è un binario che va a scomparsa, quindi qualora tu stai pensando un modello a onda, che non, diciamo, il binario non deve essere visto. Quindi troverai diversi, diciamo, ovviamente prodotti sul nostro sito, quindi per poterti orientare sia per quanto riguarda i bastoni, i modelli di arricciatura e i modelli di tenda, e questo ti permette di avere un'idea più chiara, e qualora ovviamente, come fanno ormai tanti clienti, ci contattano per avere quella che è una consulenza personalizzata attraverso WhatsApp, quindi essere seguiti, quindi chiarire ogni proprio dubbio in modo che procedano in piena sicurezza. Questo naturalmente sistema è quello che noi abbiamo sempre fatto qui, diciamo, nel luogo, quindi o viene chiamato, diciamo, nell'offline, per intenderci, diciamo, nella parte reale, quindi il face to face, quindi dal vivo, ma oggi, diciamo, attraverso quello che è l'online, nella stessa maniera, diciamo, abbiamo già da un decennio portato quello che è il nostro modo di lavorare, quindi il nostro modo di proporre i nostri tessuti, affinché, diciamo, il cliente, qualora si trova magari senza avere un punto di riferimento e a chi affidarsi per avere un consiglio serio e inerente a quello che è ovviamente il suo gusto, il suo stile, questo ci ha permesso ovviamente attraverso l'esperienza di poterti consigliare a secondo quelle che sono naturalmente le tue caratteristiche dell'ambiente o degli spazi che ci ritroviamo. Quindi troverai naturalmente tantissimi tendaggi a metraggio, potrai accedere a quelle che è la Giro Promo, che ho già spiegato sempre in altre puntate, dove ti permette, ecco, per un taglio di 4 metri di accedere ad una promozione vantaggiosa, e che ovviamente non è fine a se stesso lo sconto così tanto per deprezzare il prodotto, ma al contrario cercando di dare, ecco, quello che è una promo, proprio una promozione a tutti gli effetti al cliente, che nel caso in cui deve arredare casa gli servono almeno un minimo taglio di 4 metri, e questo le permette anche di avere degli sconti fino al 70%. Questo naturalmente senza sottovalutare quella che è la cosa principale, qual è quella della consulenza. La consulenza è, diciamo, la parte centrale che noi della SL del Sud abbiamo sempre, diciamo, messo a primo piano. Quindi ascoltare il cliente, capire quali sono, diciamo, i propri gusti, capire quali sono le proprie difficoltà e poterlo seguire e aiutarlo proprio nella scelta. Ovviamente per quanto riguarda quella che è poi la scelta dei colori, cerchiamo naturalmente con la nostra esperienza di dargli il consiglio giusto, e così che puoi andare ovviamente a vedere, come ho già fatto in un'altra puntata, quindi dove ho diciamo citato i nostri clienti che negli ultimi anni si sono affidati attraverso il web, quindi hanno ricevuto le proprie tende su misura, e avere, diciamo, la piena soddisfazione, e questo per noi è motivo di grande orgoglio. Naturalmente tutto questo ci prendiamo la responsabilità che tutto ovviamente procede nella maniera più semplice possibile, aiutandoti in tutte le fasi affinché tu riceva quello che effettivamente hai nella tua mente. Ecco che lì nasce, ecco, la SL Tessuti, per darti proprio tutte quelle garanzie che generalmente magari non si hanno, ecco, che magari si ha quella paura di sbagliare colore, o nel caso in cui te la stai cercando qualcuno che ti realizza la manifattura, nell'errore che potrebbe sbagliare l'altezza o qualcosa del genere, o la misura, è che lì che ovviamente noi attraverso i nostri consigli cerchiamo di consigliare i nostri clienti, e quindi indicare quella che è la misura perfetta, come prendere eventualmente l'altezza. Quindi su questo ho fatto anche una puntata per aiutarti, perché noi per esempio ci rivolgiamo a quelle che sono, diciamo, le sarte in generale, quindi che sanno comunque cucire per un fai da te o che cucinano anche per altri. Cosa succede? Non è che è detto, quando a volte succedono che vengono i clienti o che anche ti trovi, diciamo, nel tuo luogo e ti affidi e vuoi qualche consiglio dalla sarta, non è detto ovviamente che la sarta sia, diciamo, ecco, in un certo senso
conosce quelle che sono le novità. Per esempio, noi diamo tantissimi consigli, diciamo, alle SAT che si rivolgono a noi per procedere a seconda ovviamente i modelli che devono realizzare, perché pur sapendo cucire, questo non è solo necessario per saper consigliare, perché a volte magari il cliente si ritrova un po' imbarazzato, in quanto, diciamo, la SAT tende un po', diciamo, ecco, a consigliare ciò che conosce. Difficilmente ti potrebbe consigliare qualcosa che non conosce o che potrebbe comunque andare nel tuo stile. Ecco che lì la nostra, diciamo, parte è fondamentale, perché cerchiamo di aiutare sia quella che è, diciamo, la SAT, che dovrebbe in un certo senso cucirti le tende, e nel caso tu che sei quella che li devi scegliere, quindi godertili, quindi darti quindi dei consigli proprio che ti aiutano nel vero senso della parola. Ecco, tutto questo è la SL Tessuti, tutto questo è il nostro modo di, diciamo, rapportarci e quindi poterti dare quanto più sicurezza possibile nel procedere alla scelta della tua tenda. Quindi cerchiamo di ascoltare quelli che sono i tuoi dubbi, cerchiamo di ascoltare quali sono, diciamo, le tue paure e cosa hai pensato e cosa naturalmente si può installare nel tuo ambiente, perché a seconda, diciamo, il modello di arricciatura, a seconda il binario e magari quello che ci possiamo ritrovare nel tuo ambiente, non è detto che è possibile farlo, a meno che ovviamente ti rendi conto, ecco, quindi attraverso questa consulenza cerchiamo di chiarire come poter procedere e ottenere un prodotto ottimo e quindi avere un effetto, diciamo, accettabile e diciamo, essere certa che quel tipo di modello si può anche adattare al tuo caso specifico. Che siano esse sia le tende morbide, come quella che vedi qui sul binario, o quella che vedi dietro, in questo caso le tende a rullo, nella stessa maniera hanno sempre bisogno degli spazi necessari, cambiano quelli che sono ovviamente le sporgenze, i supporti. Su questo ho fatto sempre una puntata dedicata per quanto riguarda, diciamo, le tende a rullo. La stessa cosa vale anche per i bastoni e i binari, quindi come regolarsi, come calcolare le distanze e le altezze, quindi darti così un'idea chiara per poter procedere senza timore. Ecco che lì, in un certo senso, ecco, il cliente che già si è affidato a noi e che puoi andare a vedere attraverso le nostre recensioni e quindi attraverso anche i nostri video e tutto, diciamo, quelli che in un certo senso, ecco, seguono quelle che sono le nostre indicazioni e i nostri consigli, che alla fine, diciamo, rimangono soddisfatti e soprattutto entusiasti per quanto riguarda, ecco, quell'arredamento che non pensavano che potesse magari essere così, in un certo senso, facile dopo essersi, diciamo, affidati ai nostri consigli nel poter procedere. Quindi stessa cosa vale anche quando ci contattano per dei consigli sul tipo di tessuto, se è adatto per quello che stanno pensando di fare, perché non è detto che per quello che stai pensando di fare quel tessuto è indicato proprio, quindi noi non facciamo fatica a dirti: guarda, questo non è indicato, ti possiamo consigliare quest'altro genere qua nel tuo interesse. Ovviamente noi non siamo fini a se stessi, ecco, nella vendita così sporadica, nella vendita, diciamo, selvaggia. Quello ovviamente fa parte, ecco, di un altro tipo di, diciamo, di clientela di cui noi non ci rivolgiamo, quindi noi siamo qui, ecco, per ascoltare soprattutto quelli che sono effettivamente i tuoi gusti e poterti consigliare. Ecco che lì noi, come si dice, cerchiamo di aiutarti nel vero senso della parola, proprio al di là ovviamente di se c'è naturalmente quello che ti può interessare, che può succedere che magari tra tutte le nostre proposte qualcosa che ti può interessare non c'è, quindi non è detto, questo lo mettiamo sempre a prescindere, ma la cosa fondamentale è quella, diciamo, la parte centrale è proprio la consulenza. La consulenza è quella che offriamo, diciamo, gratuitamente a tutti i nostri clienti nel loro interesse per poterli aiutare a procedere, ma che vada avranno comunque delle idee chiare per poter magari in un certo senso, ecco, darsi da fare anche da soli, quindi in autonomia e poter procedere tranquillamente. Quindi come poter fare tutto questo, quindi come poter accedere ad una nostra consulenza, quindi essere seguito passo passo, così come hanno fatto già tantissimi nostri clienti, basta tranquillamente collegarti sul nostro sito sltessuti.it dal tuo smartphone e potrai tranquillamente contattare i nostri esperti e da quel momento in poi ovviamente richiedere quella che è una consulenza personalizzata. Possiamo anche fissare un appuntamento in videochiamata e quindi poterti seguire in maniera così pratica, chiara, quindi come se fossimo dal vivo, per poter ascoltare e vedere quello che è il tuo ambiente nel tuo interesse ovviamente. Quindi, diciamo, da parte nostra, quello che cerchiamo di aiutare tutti i nostri clienti che, diciamo, si rivolgono a noi è capire se abbiamo i prodotti che possono in un certo senso valorizzare il proprio stile e soprattutto poterli aiutare.
Ora succede magari che possibilmente ti ritrovi già un binario che è già installato per qualsiasi altra ragione, magari hai visto il modello Honda, succede che questo binario di 1,50 m non ha ovviamente il sistema Honda come ho già spiegato, però è anche vero che proprio nella serietà quello che dico alla cliente, signora, guardi, o questo binario lo riduciamo a 140 se è possibile, o se no doveva essere 1,56 m per poter ottenere l'effetto che lei ha. Quindi è inutile che la illudo dicendogli sì, ok, si può fare, non avrebbe senso né da parte nostra né ovviamente appena lei la riceve, perché avrebbe ovviamente ottenuto quello che è un consiglio errato. Questo è quello che noi ovviamente evitiamo e ci rifiutiamo naturalmente di procedere qualora ovviamente il cliente ci indica magari un suo gusto, ma riteniamo che non è fattibile. Allora guardi signora, dico, lei faccia ovviamente spontaneamente proceda, non è necessario, perché noi ci teniamo ovviamente al consiglio che le sto dicendo, poi giustamente lei può procedere e si prende le proprie responsabilità. Quindi ecco, noi nel nostro piccolo diciamo cerchiamo soprattutto di darti quelle che sono delle indicazioni in modo che tu ovviamente possa procedere nel tuo interesse e quindi ottenere il risultato finale per come lo stai pensando. Questa è la SL Tessuti, questi siamo noi, siamo persone ecco normali, quindi nel ventennio che siamo diciamo sul settore abbiamo sempre aiutato coloro che si sono rivolti a noi, quindi è poterli in un certo senso ecco seguire secondo diciamo i propri dubbi e togliere ogni perplessità per procedere con sicurezza. Ecco che diciamo, questo effetto attraverso l'online si amplifica, quindi tanti clienti effettivamente ogni giorno ci contattano, tanti clienti trovano quella soddisfazione che magari non immaginavano, e questo ovviamente per noi non può essere sempre, come si dice, motivo di grande orgoglio. Ecco che puoi anche tu, nel caso in cui sei interessato, per arredare la tua casa con le tende, puoi tranquillamente quindi leggere sul nostro blog come scegliere con tre segreti, quindi la tenda più bella per il tuo stile, quindi arredare la tua casa. Puoi contattarci per avere questa consulenza specializzata tranquillamente, quindi dovunque tu sei, o fissare un appuntamento qui direttamente in luogo qualora tu sei di Scordia o dei paesi vicino. E questo diciamo è diciamo, il modo di ecco, poter interagire con tutti coloro che ci contattano, quindi dare soprattutto quelli che sono dei consigli giusti. Per chiarire magari alcuni concetti per quanto riguarda la tenda in poliestere, ecco per intenderci, o la tenda in misto poliestere che potrebbe essere misto lino, misto cotone, misto viscosa, ecco per poliestere quando la tenda si trova al 100% poliestere, questo non è necessario un poliestere, quindi una tenda scadente. Al contrario, come in ogni cosa, c'è il poliestere di terza scelta e il poliestere di prima scelta. Quindi uno per esempio degli esempi che faccio naturalmente in modo pratico, diciamo, c'è quel poliestere che dal momento in cui lo lavi inizia a fare quelle che sono le palline, quindi diciamo si inizia a spiloccare, quindi quello è un poliestere di terza scelta scarso, scadente. Poi c'è quel poliestere che più lo lavi più bello diventa, e questo naturalmente è la differenza perché c'è quel poliestere che è al tatto molto gradevole, quasi che sembra lino. Quindi ecco, non è detto che perché sia poliestere è comunque un prodotto scadente. Questa diciamo, è una cosa che voglio sfatare, così come succede anche per quanto riguarda le composizioni delle arricciature o delle arricciatende. Le arricciatende tutte, sia quelle che sembrano in cotone e quelle ovviamente trasparenti, sono tutte in poliestere. Magari qualcuno dice, sai, sabato mi dai quello in cotone, guarda che in cotone non è mai stato in cotone, sono al 100% poliestere, però ovviamente c'è anche l'arricciatente, quello economico e quindi scadente, il poliestere di terza scelta, e quello che di qualità, che è poliestere sì, in cotone, cioè che al tatto ti dà proprio il piacere di come se stai toccando cotone, ma cotone non è. Quindi uno, per essere proprio chiaro con i nostri clienti, cerchiamo ecco di indirizzare anche su queste piccole, diciamo, situazioni che magari possono essere contraddette, come succede tante volte quando mi chiedono del lino, però l'importante è che non si stiri. Allora, guardi signore, se questo lino è misto al 99% lo deve stirare solo una volta per quanto riguarda togliere le piegature di pezzature, cioè quando è all'inizio è nuovo. Dopodiché lo appende umido e automaticamente esso si stira da solo appeso. Quindi non è necessario stirarlo. Se è un prodotto già in poliestere, idem, non va stirato, quindi il 90% dei nostri prodotti sono tutti in misto o in poliestere. Questo permette di essere, diciamo, molto pratici, ma soprattutto al tatto devono essere gradevoli. Quindi ti posso garantire che per quanto riguarda che la composizione in poliestere, chiamati tipo lino,
Tipolino per intendere che il tipo di tramatura ovviamente si rifà al genere come se fosse lino, ma non lo è, perché se fosse lino va stirato per ovvie ragioni, è una fibra naturale, così come succede anche col puro cotone. Il puro cotone va stirato, quindi è inutile dire voglio il puro cotone che non si stira, è assurdo, cioè non esiste. Quindi se un misto cotone non si stira, se un puro cotone deve essere stirato. Quindi questo che sia chiaro, stessa cosa vale anche per il raso nel caso in cui sia 100% sintetico, ma se è un misto in quel caso deve essere stirato. Quindi proprio per sfatare dei miti che magari non abbiamo mai ingannato noi nessun tipo di cliente, quindi diciamo subito che per quanto riguarda il prodotto che lei sta toccando, se al tatto le sta sembrando molto credevole, pur essendo in poliestere, questo significa che è un poliestere di qualità. Poi ovviamente se al tatto le sta sembrando non credevole, questo succede nei cotoni di primo prezzo, perché succede nella stessa maniera, quindi vedi che dici lo voglio toccare. Ora intendiamoci, proprio per quanto riguarda i campioncini, che noi siamo stati sempre diciamo contrari sia qui nel luogo e anche attraverso l'online, che il campioncino non ti dà nessun tipo di idea, e ti posso dire ovviamente che se un cotone, per darti così ecco un'indicazione, quindi di 100% cotone, ha delle stampe belle, quindi esteticamente già si presenta bene, è morbido, al tatto fresco, quello vai tranquilla che è 100% cotone. Qualora invece non ha la stampa bella chiara, si presenta leggermente rigido e un po' diciamo rascoso e via dicendo, quello già non è più 100% cotone, è cotone di terza o quarta scelta, costerà molto di meno senza ovvie ragioni, ma se fosse per il pezzettino quel genere là non si dovrebbe neanche vendere. E invece quindi se stai cercando magari un prodotto di primo prezzo, accontento di quello che trovi, se stai cercando un prodotto già buono o medio buono, perché di questo è quello che noi trattiamo, ovviamente ti garantisco che i prezzi sono molto concorrenziali, sì, ma è anche vero che sono rapportati alla qualità del tessuto stesso. Quindi questo è il motivo perché magari se vedi tutte le nostre tende, quindi le nostre foto attraverso i nostri social, che danno ovviamente il loro effetto molto credevole, e poi soprattutto quando vengono diciamo toccate dal cliente molto raffinato, quasi addirittura qualcuno a sembrare seta pur essendo in poliestere, quindi parliamo proprio di lavorazioni molto raffinate, e questo è quello ovviamente che sono i prodotti che noi trattiamo. Quindi ecco, per chiarire diciamo e sfatare alcuni miti, quindi non esiste un puro lino che non si stira, come non esiste un puro cotone che non si stira. Se non si stira, necessariamente deve essere o un misto poliestere, quindi dove abbiamo un 20, un 30, un 40% di lino, ok, ma abbiamo un 60, un 70% di poliestere, e questo permette, grazie a questa fibra, di non stirare diciamo la tenda, quindi deve essere molto pratica. Se invece è 100% poliestere, non è detto che è scadente. Ecco, questo diciamo è una delle cose che noi ovviamente diciamo anche ai nostri clienti, nel garantire che il prodotto è efficiente. Quindi ecco che diciamo questa puntata è per darti quelli che sono ovviamente alcuni consigli per poter procedere, quindi vai tranquilla, al tatto già ti renderai conto, eventualmente qualora tu ti trovi qua, come potrebbe essere, ma anche da qui, da chi ci contatta attraverso diciamo da lontano, quindi riceve il videoclip su WhatsApp, ovviamente il tatto noi glielo facciamo ecco capire, quindi facciamo comprendere il tipo di tessuto che sta trattando, e quando poi lo riceve, quindi ha già ottenuto una soddisfazione prima durante la consulenza su WhatsApp, riceverà una doppia soddisfazione appena toccherà il tessuto e poter capire che il tessuto risulta essere con le caratteristiche che sono state diciamo dimostrate attraverso diciamo i canali come WhatsApp o le foto o i video. Ecco che lì ovviamente è quella che diciamo i nostri clienti prendono quella fiducia, quindi quella fiducia di potersi diciamo rapportare con noi, anche perché noi siamo esistenti, siamo viventi, quindi come dice non siamo solo online, quindi cerchiamo soprattutto di conoscere il cliente e capire quelli che sono le proprie esigenze, e questo è il nostro modo di procedere a prescindere. Quindi questa puntata era proprio dedicata a te, qualora tu ovviamente stai cercando qualcuno che ti possa consigliare nei tuoi dubbi e aiutarti a sciogliere qualche nodo, chiamiamolo così. Quindi qualora ovviamente già tu hai chiare le idee, tranquillamente puoi sfogliare sul nostro sito con calma, senza fretta. Qualora hai dubbi puoi sempre contattarci dal tuo smartphone, perché troverai i segnali su WhatsApp, come ho fatto vedere in ogni puntata, dal tuo smartphone. Quindi vai serena, quindi non mi rimane che augurarti una buona navigazione sui nostri prodotti, e qualora hai bisogno noi comunque saremo a tua disposizione.
Quindi a questo punto non mi rimane che salutarti dallo showroom più grande del web, dalla SL Tessuti. Scegli la tenda più bella che vuoi su sltessuti.it. Poi Salvatore Maria Paolo Caruso, Piazza Versanti Mattarella Scordia, un caro saluto e ci rivediamo alla prossima diretta live. Ciao, ciao, ciao!